Siamo a Taranto. Virginia Rondinelli ne potrà parlare. Buonasera a tutte e tutti, non parlerò a lungo di Piano Taranto perché credo e mi auguro anche che sia una piattaforma e un lavoro di cittadinanza attiva conosciuto dai più. Mi preme dire che nonostante sia stato abbandonato da alcuni che hanno deciso che questa amministrazione potesse risolvere diversamente il problema dell'inquinamento industriale, questo piano va avanti, è stato presentato la settimana scorsa insieme ad altre persone, cogliendo l'occasione di un incontro al Senato. Non perché ci fidiamo, e sia chiaro, vale sempre la pena dirlo, di chi eventualmente ci apre le porte delle istituzioni, ma perché è comunque, oltre ad essere una cassa di risonanza, è un modo di non arrendersi e dirgli costantemente che una soluzione c'è. Questo piano è stato ripreso nel 2021, riportato pari pari e con maggiore competenza tecnica anche dall'Eurispes, che è un'agenzia di ricerca internazionale. È un piano economico che ha vinto, e sociale naturalmente, che ha vinto anche un bando europeo ed è ritornato sulla Commissione europea grazie a dei ricercatori che però lavorano al Green Deal, ma al New Green Deal, quello che parte dal basso, quello che non prevede il greenwashing delle grandi aziende. Tanto ed è continuo. C'è stata la nomina di 40 come amministratore straordinario di un'azienda, di un'impresa che è stata voluta dai sindacati e che poi fortemente i sindacati hanno voluto cacciare. E ci sarebbe da chiedere il conto a questi sindacati che nei processi per infortuni si costituiscono anche parti civili e sono addirittura invece contenti adesso di questa nomina. Stiamo parlando dell'ingegner 40 che non ha mai abbandonato lo stabilimento Italsider, poi Ilva e adesso Ilva in amministrazione straordinaria e Mittal. Si è semplicemente dedicato ad altro, ha consolidato sicuramente la sua competenza, però dobbiamo ricordarci che è stato condannato per i due infortuni, quello di Paolo Franco e Piero De Toro nel 2003, ma anche l'anno prima per l'infortunio mortale di Marco Perrone nel 2002, anche lui stritolato in un nastro trasportatore. Io trovo che questa nomina, noi troviamo che questa nomina andrebbe revocata, credo che lo abbia detto anche qualcun altro prima, perché è uno schiaffo, è un'offesa alla, non so, ma alla coscienza cittadina, perché una persona che è stata condannata, anche se non ha scontato le condanne, in qualcosa di così grave non può essere messo a capo come amministratore unico, peraltro così sarà probabile, di tutte le altre aziende di acciaierie d'Italia. E invece vedo che la cosa passa, vediamo che la cosa passa inosservata, come se fosse normale, oltre che ad essere applaudita dai sindacati. Questa è una cosa sulla quale riflettere. Noi siamo, per lo spirito, come dire, critico, sarebbe il caso sempre di farsi un'idea propria di quello che accade in questa città. E bisognerebbe trovare il modo di interessarsi e di essere anche liberi da quella cappa di schiavizzazione, perché imporci una presenza come quella di 40 significa continuare a considerarci schiavi. Peraltro ha già detto che non ha nessuna intenzione di nazionalizzare la fabbrica, ma invece è ben intenzionata a trovare un altro privato. Ora, se c'è un politico, credo lo abbia detto anche qualcun altro prima, che può dire veramente in coscienza che questa fabbrica può produrre senza ammazzare, è pregato di farsi avanti, però di andarci a lavorare anche dentro, magari per farci vedere come si rimane vivi stando là dentro. Grazie.